Non è un appuntamento. Non è nessun appuntamento. Salve, ragazzi. Come ve la passate? No, oh, comodo, 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 comodo. Stai comodo. Sapete chi siamo? Siamo colleghi del vostro socio d'affari Marcellus Wallace. Certo, vi ricordate del vostro socio d'affari, vero? No, no, non ditemi niente, voglio indovinare. Tu sei Brett, giusto? Sì. Visto, ho indovinato. Ti ricordi bene del tuo socio d'affari Marcellus Wallace, non è vero, Brett? Sì, sì, me lo ricordo bene. Bravo. Oh, a quanto pare io e Vincent abbiamo interrotto la vostra colazione. Ci dispiace veramente. Che mangiavate? Hamburger. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. E che tipo di hamburger? Un cheeseburger. No, 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 no. Dove li avete comprati? Da McDonald's, da Wendy, Jack in the Box, dove? Al Big Kahuna Burger. Al Big Kahuna Burger? Dove gli hawaiani fanno gli hamburger. Dicono che sono saporiti i loro hamburger. Io non li ho mai assaggiati personalmente. Come sono? Buoni, buoni, sono buoni. Vi dispiace se ne assaggio uno? È tuo questo, eh? Sì. Sì, che è saporito questo hamburger. Vincent, hai mangiato un Big Kahuna Burger? Ne vuoi un morso? Sono saporiti. Non ho fame. Ma se ti piacciono gli hamburger, una volta li devi provare. Io di solito non posso mangiarli perché la mia ragazza è vegetariana. E questo praticamente fa di me un vegetariano, ma vado pazzo per il sapore di un buon hamburger. Sai come chiamano un quarto di libra con formaggio in Francia? No. Diglielo, Vincent. Royal con formaggio. Royal con formaggio? E sai perché lo chiamano così? Per il sistema metrico decimale. Ma guarda che bel cervellone ha il nostro Brett. Sei in gamba, figlio di puttana, lo sai? Il sistema metrico. Lì dentro che c'è? Sprite. Ah, Sprite, buona. Ti dispiace se assaggi un po' della tua bevanda saporita per mandare giù il boccone? Fa pure. Ci voleva proprio. Tu, col frangettone, sai perché siamo qui? Perché non dici al mio amico Vince là dove hai nascosto la roba? Perché non glielo dici? È lì dentro. Non ricordo d'averti fatto nessuna domanda del cazzo, se non sbaglio! Cosa dicevi? Nell'armadietto. No, no, quello all'altezza delle ginocchia. Contenti? Vincent! Siamo contenti? Sì, siamo contenti. Ascolta, mi dispiace, io non ho capito il tuo nome. Ho capito il tuo, Vincent, giusto? Ma non ho capito il tuo. Mi chiamo Gerda e non è con le chiacchiere che uscirai da questa merda. No, 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 no. Voglio solo che sappiate quanto... Voglio solo che sappiate quanto ci dispiace che le cose siano andate a puttane tra noi e il signor Wallace. E noi ci siamo messi in questo affare con le migliori intenzioni, davvero. Non... Oh, scusami, ho spezzato la tua concentrazione. Ah, non volevo farlo. Per favore, continua. Dicevi qualcosa a proposito delle migliori intenzioni, sì. Ma che ti prende? Ah, avevi finito. Interessante, ma non mi hai convinto, sai. Di un po', Marcellus Wallace, che aspetto ha? Cosa? Da che paese vieni? Cosa? Cosa è un paese che non ho mai sentito nominare? Lì parlano la mia lingua? Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì. Allora capisci quello sì, che dico? Sì, sì. Descrivimi perciò Marcellus Wallace, che aspetto ha?
Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta? È nero. Vai avanti. È senza capelli. Secondo te sembra una puttana? Cosa? Secondo te, lui ha l'aspetto di una puttana? No! Perché allora hai cercato di fotterlo come una puttana? Non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Sì, tu l'hai fatto, Brett! Hai cercato di fotterlo! Ma a Marcellus Wallace non piace farsi fottere da anima viva, tranne che dalla signora Wallace! Leggi la Bibbia, Brett? Sì! E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.